Esatto, sì, perché l'imperatore, lo ricordiamo, fu condannato a dannatio memoriae e quindi tutto quello che era le sue opere dell'impero furono distrutte e quindi anche le navi furono affondate. Questo per certi versi è stato anche un bene perché per 2000 anni si sono conservate sui fondali del lago e anche l'opera di recupero è stata un'opera straordinaria perché ha visto per la prima volta un'opera di ingegneria idraulica italiana, prima e unica al mondo, che ha visto prosciugare il bacino del lago di Nemi per recuperare le navi. Un'opera di recupero che ha portato qui sul territorio di Nemi, all'epoca, siamo quindi nel 1930, tutte le più importanti famiglie reali europee che sono venute a verificare proprio di persona questa grande opera